Nasce Pizzu in centro Sosan. Si tratta di un progetto dei Club Lions che offre in maniera volontaria supporto sanitario a quanti non sarebbero nelle condizioni economiche di affrontare una visita specialistica. La sede sarà presso il centro medico New Delta, che aveva già messo a disposizione della Sosan i propri locali nel mese di marzo, quando era stata firmata la concessione d'uso. Adesso, attraverso la sottoscrizione di un protocollo, viene istituita a Pizzu la sede Sosan territoriale. Diciamo, questa intesa è soprattutto per l'attività di screening, come già stiamo facendo a Messina, come, cioè, una delle finalità del Sosan è quello di individuare in epoca precoce, sia anche in epoca infantile, determinate patologie. Messina stiamo facendo uno screening sul papillomavirus, sulla scoliosi. Qui già abbiamo un progetto per fare uno screening sull'ambliopia. Quindi questo necessita avere un rapporto con le istituzioni pubbliche, quindi con le scuole, eccetera. Quindi andare a presentarsi insieme ai servizi sociali del comune, certo, è un biglietto che dà tranquillità sia agli insegnanti che ai presidi per poter fare queste cose nelle scuole. Con la firma inoltre del vice sindaco Vincenzo Pagnotta si instaura un rapporto stretto tra amministrazione comunale e sede Sosan, che permetterà una serie di attività di screening, di educazione e di informazione sanitaria. C'è stato qualche volta nella precedente amministrazione qualche approccio, ma adesso è un progetto concreto che mira proprio, come dicevo, alla prevenzione. Adesso per esempio si attenzioneranno con i progetti che sono stati diciamo così espressi in questa seduta, soprattutto gli alunni, ma potremmo poi prevedere altri progetti che riguardano per esempio gli anziani, che riguardano i cardiopatici, che riguardano anche l'oncologia. Questo è un metodo per fare medicina concreta, quindi l'amministrazione è sicuramente con ogni mezzo, con ogni possibilità dalla sua parte. La povertà è ormai in tutto il mondo. Se noi ci guardiamo attorno, vediamo l'Africa che soffre, vediamo il Meridione che soffre, vediamo il Veneto, che era l'economia dell'Italia, quella che portava avanti tante belle cose, che soffre. È un momentaccio. Cercare di aiutare le persone che hanno bisogno, tutto sommato è giusto, sperando che possa servire, ecco.